c'è il tema della responsabilità. Non possiamo scappare dalla responsabilità. Proviamoci. Questo appello lo sapeva che gli avrebbe fatto? No, non lo sapevo. Mi ha mosso molto dal punto di vista emotivo, perché con Nicola, partendo da posizioni molto diverse, abbiamo sviluppato un rapporto, un'amicizia. Lui era avvertito del gesto e quello che mi sento di dirgli è: Nicola, ripensaci tu, perché questa cosa non porterà la bene al PD. La vedo dura, diciamo, visto che conterà il Quirinale. Posso domani dire una cosa? La vedo dura, ma non la vedo improbabile, perché io, per esempio, non avrei mai pensato che il PD potesse accettare il voto sulla piattaforma Rousseau. Mai nella mia vita. Perché abbiamo sempre detto che quello era l'esempio dell'antipolitica, l'esempio della manipolazione del consenso tramite una SRL. Io penso che, non lo so, magari è molto difficile, però... È il loro modo di decidere, un atto di rispetto. No, però... Tu ti allei con un'altra persona, cioè il suo modo di decidere, non è che cambia il tuo modo di decidere. Scusi, allora lo fai prima. È semplicemente ridicolo andare alle consultazioni, mettersi a discutere di tavoli programmatici di cui si parla di tutto e di niente, perché di tutto e di niente si parla, e poi dire: io faccio questo percorso, però all'ultimo miglio lo posso bocciare con una cosa che è non verificata e che può uscire qualunque risultato loro desiderano di far uscire. È semplicemente una cosa poco seria, e il PD non l'avrebbe mai accettata se non si fosse infilato in un percorso che gli ha visto passare dal mai con i 5 Stelle al mai con Conte a sì Conte e poi per finire sì Rousseau. E a me dispiace, perché è un partito a cui voglio bene, a cui sono legato, di cui quasi che ancora parlo dicendo noi, ed è una cosa che secondo me è incomprensibile, tanto che quando io ho preso la mia posizione molto rigida all'inizio, io ho avuto un sacco di attacchi. La cosa che mi ha colpito, e questo fa riflettere, che ho avuto tantissimi attacchi dai renziani, perché c'è anche questo fatto nel PD, che è diventato un clima irrespirabile.